Sono contenta di poter presentare e dire per la prima volta in maniera completa la ricerca che ho appena concluso, perché ho presentato la tesi 15 giorni fa, ieri, sulla ricezione di Bach in Italia, la ricezione culturale di Bach in Italia nel secondo Novecento. Qua diciamo che cercherò di mettere doppi panni della musicologa, ma anche di quella che vorrebbe far capire agli altri che cosa ha fatto, nel senso che poi di fare la grande dottoressa maestra mi interessa poco. Purtroppo dobbiamo mettere questa maschera spesso per lavoro, però ogni tanto poterla togliere è piacevole. Quindi per chiarezza, che cosa sarà questo momento? Non sarà una lezione onnicomprensiva sulla storia della ricezione di Bach in Italia, anche perché la storia della ricezione di Bach in Italia va ancora scritta. Posso anticiparvi che con Chiara Bertoglio ci stiamo iniziando a rimboccare le maniche, ma dateci qualche anno. Non sarà nemmeno una lezione ovviamente su Bach in sé, e quindi invece questo momento sarà una riflessione che a partire da Bach e l'Italia indagherà sui alcuni fenomeni che hanno attraversato la cultura musicale italiana, in particolare nel secondo Novecento. Ma che cosa significa occuparsi di ricezione? Prendendo dal vocabolario della Treccani, ricezione per la Treccani significa ricevere una cosa, ricevere una lettera, ricevere un messaggio, oppure ricezione nel senso che la televisione o il cellulare non ricevono adeguatamente. Per uno studioso di ricezione, e qua prego la professoressa Garda, che ha scritto direi l'unico volume insieme a Gian Mario Borio sulla ricezione musicale in Italia ormai una ventina d'anni fa, di non volermene, però diciamo che parliamo non addetti ai lavori. Che cos'è la ricezione? Diciamo che la musicologia sino agli anni 70 prevalentemente si è occupata di due entità, l'autore, Bach, e i testi. Che cosa Bach ha scritto? L'autore crea un testo. A partire dagli anni 70 ci si è accorti che questo testo noi lo leggiamo, lo ascoltiamo, ne facciamo qualcosa. In particolare, prima della musicologia, questo è nato dagli studi sulla letteratura. Per cui esiste un pubblico. È la trasmissione, quello che il testo è e quello che il pubblico, come il pubblico considera questo testo, non sono identiche queste due, nel senso non c'è un travaso assoluto di conoscenza, ma il pubblico recepisce in qualche modo un testo e non solo, lo recepisce in maniera diversa a seconda di chi è il pubblico. Prima di tutto, se sono io che bene o male ho una laurea in musicologia per quanto possa servire, o se è un appassionato, ma anche se sono io che sono nata nel 1990 oppure era uno scaltatore di Bach nel 1724, se sono tedesca o non sono tedesco, se sono un singolo o siamo un gruppo, diciamo che ovviamente può cambiare. E pubblico, singolo o gruppo che siano, elaborano dei giudizi. Se l'autore fosse vivente, tali giudizi sul pubblico ovviamente possono influenzare poi l'autore stesso, che può modificare il suo modo di creare nuovi testi in base all'apprezzamento o alle considerazioni. Noi però ci occupiamo del secondo Novecento, cioè dal 1950 in avanti più o meno, e quindi nasce un nuovo problema. L'autore non ce l'abbiamo più, Bach è morto da 200 anni, ma oltre al pubblico diciamo che c'è un'altra entità importante, che è la cosiddetta industria culturale. Che cosa vuol dire industria culturale? Dalla televisione, la radio, i giornali, ma anche i critici, gli organizzatori, tutti coloro che diciamo collaborano a fare cultura, sia dal punto di vista organizzativo ma anche dalla creazione di contenuti e dalla commercializzazione di questa cultura. Quindi oltre al pubblico c'è anche l'industria culturale, che recepisce tali testi ed elabora dei giudizi. Ma siccome si parlava di commercializzazione, il pubblico e l'industria culturale entrano in relazione tra di loro, nel senso che l'industria culturale ha bisogno del pubblico per fare soldi, per cui l'industria culturale deve adeguare i suoi prodotti, perché l'industria culturale crea dei nuovi prodotti, ai gusti del pubblico, perché altrimenti non vende. Dall'altra parte, il pubblico recepisce che cosa l'industria culturale gli propone e ovviamente ne viene influenzato, per cui noi apprezziamo anche quello che ci viene proposto, per cui si unisce, diciamo che c'è questa nuova
nuovo binomio che è decisamente fondamentale per occuparsi di storia contemporanea. E peraltro, che cosa per me è significato? Ovviamente per me è significato il problema del detto ciò, mi occupo di cultura musicale, che cos'è esattamente questa cultura musicale? Che cos'è rinuncio, anche perché ancora una definizione chiara non c'è e probabilmente non ci sarà, vi posso dire che cos'è stato per me. Io ho decretato di occuparmi per appunto di ricezione culturale, cioè di come Bach è stato conosciuto e apprezzato e disprezzato nella cultura musicale, secondo alcune categorie. Prima di tutto nella didattica, didattica a scuola e poi prevalentemente nei conservatori, nei programmi di conservatori. Dall'università, quindi dal mondo accademico, nei concerti, nelle sale da concerto, quindi studiando alcune delle principali realtà concertistiche, ammetto mi sono concentrata su Milano e su Roma, un potenziale sviluppo della ricerca ovviamente comprenderà Torino, Napoli, Firenze, Venezia, però per ora ci siamo fermati a Milano e Roma. Ovviamente la pubblicistica vuol dire sia ciò che hanno scritto si è scritto nel mondo accademico per il mondo accademico, ma anche ciò che il mondo accademico ha scritto per divulgare e anche ciò che critici musicali o semplici amatori o chi per loro hanno scritto su Bach. Ovviamente il mercato discografico, che come vedremo è un tasto abbastanza importante per il binomio industria culturale e pubblico, e l'editoria musicale, quindi i partiti, eccetera. Inoltre, ovviamente, cultura musicale significa cosa è cultura, quindi come arriva Bach a noi normalmente, nella televisione, nella radio, al cinema. Devo ammettere, i media sono l'aspetto che ho studiato di meno, ma entro un annetto dovrei pubblicare la monografia e lì vi prometto che ci sarà. Quindi, che cosa? Poi c'è il problema del dove. Dove? L'Italia. L'Italia è tante cose. Allora, diciamo che l'Italia è un'entità geografica che dovevo delimitare, nel senso che ho studio, dovevo dare dei limiti. E per cui ho preso l'Italia come palcoscenico dove avvengono fenomeni culturali, economici, storici, dove succedono cose. La gente si incontra, dice, parla e succedono cose. Ovviamente dove in Italia, per appunto per alcuni fenomeni macroscopici, mi sono potuto occupare dell'intera Italia. Il mercato discografico è in linea di massima commercializzato su tutto il territorio, la produzione bibliografica è in linea di massima disponibile su tutto il territorio. I concerti, per appunto, non potevo occuparmi di tutta l'Italia, compreso del paese della valle, e quindi ho deciso di partire da due, per l'appunto dalle due più grosse centri, diciamo, economico e culturali, che sono Roma e Milano. L'altra questione è l'Italia. L'Italia però, detto ciò, non è cresciuta, cioè non è una bolla di vetro, nel senso che l'Italia, tanto più in un crescente mondo globalizzato, interagisce con ciò che è fuori, sia un fuori vicino, oltre le Alpi, sia un fuori molto lontano, e interagisce sia nel senso che ciò che viene prodotto in Italia viene in parte esportato o comunque si viene a conoscenza di ciò che viene prodotto al di fuori e si cerca di imitarlo, di contrapporvisi, quello che sia. Ma sia che il mondo esterno, chiamiamolo così, porta cose in Italia e c'è da capire quanto, in che misura e per appunto come vengono recepite. Il chi. Chi è una categoria difficile dire gli italiani oggi, nel senso che ovviamente non c'è, nel senso, però dovevo dare per forza un chi. E gli italiani intesi non come chi è di carnagione abbastanza chiara ed è cresciuto nato rigorosamente con un pedigree di 8 generazioni nei confini italiani, bensì semplicemente coloro che in Italia o si sono formati e poi sono andati all'estero, però diciamo, hanno avuto comunque un'impostazione educativa, didattica che deriva dall'Italia, oppure coloro che semplicemente in Italia operano, cioè hanno lavorato, sono andati a concerti, leggono giornali. Chi sta in Italia? E infine il quando. Il quando in realtà è una storia lunga, nel senso che l'idea era per appunto di fare da Adamo ed Eva ad oggi, poi mi sono accorta che forse 3 anni non mi bastavano e che forse c'è anche qualcun altro che lo può fare. E quindi dopo che, allora, il grosso degli studi italiani su Bach, che poi sono la tesi di Chiara Bertoglio sulle edizioni pratiche del Clavicembalo ben temperato, un altro paio di tesi di laurea, sempre, in più la mia, sempre sulle edizioni pratiche,
hanno considerato come arco temporale, diciamo, tra gli anni 70 dell'Ottocento e gli anni 20 del Novecento. Quindi la cosa sarebbe, e poi ci sono un paio di studi, ma piuttosto brevi, sul primo Ottocento. La cosa più intelligente probabilmente sarebbe stata partire dall'inizio dell'Ottocento, però siccome la ricerca poi la fanno gli uomini, a me interessava invece il secondo Novecento, perché mi interessava in particolare tutta la questione inizialmente del discorso sull'autenticità, e poi anche per capire esattamente come chiave di comprensione del mondo odierno. E quindi alla fine i limiti temporali sono stati 1950-2000, che hanno delle buone ragioni anche dal punto di vista teorico, nel senso che da una parte, dal punto di vista prettamente storico-politico, il 1950 equivale più o meno con l'inizio del boom economico, in ogni caso si è passati dall'immediato, è terminato l'immediato dopoguerra e non volevo considerare il 1945, considerate tutte le discussioni tra storici su... c'è stata una vera cesura o meno sul primo e secondo dopoguerra, sul prima e dopo la seconda guerra mondiale, e poi il 2000, come nel 2001 c'è stata la seconda elezione di Berlusconi, e quindi cambia fondamentalmente per appunto la famosa industria culturale, definitivamente ha preso un'altra impostazione. Poi dal punto di vista prettamente pacchiano, sia il 1950 sia il 2000 sono due anniversari, del 200esimo e 250esimo anniversario della morte, e in mezzo ci sta il 1985, che è stato anno europeo della musica, e evento epocale per tutti coloro che si occupano di musica antica e di Bach, e in Italia ci si è svegliati. E poi la storia della Chiesa cattolica, che capiremo che è un dato abbastanza importante, considerato che Bach è luterano, occuparsi della ricezione in Italia, considerare anche l'aspetto prettamente, sì, nel senso dei rapporti con la Chiesa, e sia il 1950 sia il 2000 sono stati 2 anni giubilari. Quindi diciamo che avevo delle buone, ho trovato una buona quadra. Brevemente capire come arriviamo al 1950, altrimenti faccio una velocissima panoramica sulla ricezione di Bach tout court. Bach, come sappiamo, è morto nel 1750 a Lipsia. Nel 1802 è stata scritta la prima e importante biografia di Johann Forkel, Vita, arte e opere di Johann Sebastian Bach, che è stata scritta da Forkel in stretta comunicazione con il secondogenito, il figlio secondogenito di Bach, Carl Philipp Emanuel. Nel frattempo Bach comunque era già abbastanza conosciuto perché, come sappiamo, veniva eseguito da Mozart nel circolo di Wurmswitten, del barone Wurmswitten, veniva studiato da Beethoven. Certo, non era così popolare. Nel 1829 invece Bach raggiunge la popolarità, una certa popolarità, perché c'è stata l'esecuzione, la prima esecuzione post-mortem della Passione secondo Matteo a Berlino ad opera di Felix Mendelssohn. E lì diciamo che è nata da lì che si fa partire l'idea della Bach-Rezeption, della Bach-Ocean. E nel 1850, per l'appunto, nasce la società Bach tedesca, la Bach-Gesellschaft, e si inizia immediatamente con il dover ricostruire il famoso testo. Quindi la prima edizione critica di Bach, la Bach-Gesellschaft-Ausgabe, che è andata avanti in Germania prevalentemente tra il 1850 e il 1899, ma ci hanno lavorato tutti, compreso Brahms, Schumann, diciamo che è stata veramente sentita come un momento fondamentale per la riscoperta, perché bisognava iniziare a partire da un testo, da un testo affidabile. E nel 1873 è stata pubblicata un'altra importantissima biografia di Philipp Spitta su Bach, che poi influenzerà tutti gli studi su Bach per più di un secolo. E nel 1950, arriviamo così, passo passo, al 1950, quando si parte con la seconda edizione critica di Bach, revisionata, la Neue Bachausgabe, quando viene pubblicato il primo catalogo delle opere di Bach, e quando un decennio dopo si inizia a decostruire l'immagine data di Bach da Spitta. L'Italia invece, l'Italia è un po' più complesso, l'Italia diciamo che Bach è arrivato in Italia grazie ad alcune personalità.
Johann Christian Bach, di cui si è già discusso prima, il figlio più giovane di Bach tra coloro che hanno continuato con la professione di compositore, che è venuto in Italia, in particolare è stato tra Bologna e Milano e ha lasciato il suo imprinting. A Bologna, infatti, Bach è stato conosciuto da, anche tramite Johann Christian, da padre Martini, figura centrale per la cultura musicale italiana del primo Ottocento e che ha iniziato a raccogliere fonti. E poi da Bologna, diciamo che per tutto l'Ottocento fino al primo Novecento c'è stato veramente un grosso fermento attaccante a Bach, Giuseppe Martucci che ne ha trascritto diverse opere, Chiara sta lavorando adesso sulla trascrizione per pianoforte, delle suite. Poi Marco Enrico Bossi che è stato un importante organista, Mugellini che è stato il principale, più importante revisore di opere bacchiane per pianoforte e Ferruccio Busoni. Parallelamente a Milano la cosa è stata un po' meno organica, comunque sappiamo che Giuseppe Verdi aveva diversi volumi dell'edizione critica di Bach nella sua biblioteca e poi c'è stata l'importante figura di Arrigo Boito che sempre sta studiando Chiara, per cui prossimamente su questi schermi. E l'altra cosa è che Bach è stato conosciuto da Casa Ricordi. Casa Ricordi è stata poi, ovvero Ricordi l'editore, per cui è iniziato un... si è iniziato con pubblicare in Italia Bach. E, sempre per parlare dell'Ottocento, invece andando più a sud, Mendelssohn e Liszt sono stati a Roma e hanno anche lì importato la cultura tedesca in parte a Roma, e in particolare grazie a due figure di collezionisti, Fortunato Santini e Ludwig Lanzberg, veniva eseguito correntemente Bach in circoli culturali elitari ovviamente. E poi nel 1880 è stata fondata, negli anni 80 del 1800 è stata fondata una società Bach da Alessandro Capra, di cui però si sa praticamente niente perché le fonti non sono disponibili, o meglio disperse nelle biblioteche del conservatorio. E poi invece Napoli è stato un altro importante centro nell'Ottocento grazie alla figura del pianista Thalberg che si è trasferito a Napoli per la pensione, diciamo, a Positiva, e diffondendo anche lì ovviamente musica tedesca e quindi anche bacchiana, nelle figure poi di Alessandro Florimo, Alessandro Longo, diciamo c'è tutta una scuola pianistica napoletana che è stata particolarmente vicina a Bach. Per parlare di fatti leggermente più recenti, poi volevo giusto citare due importanti esecuzioni che hanno a Milano nel 1911 la prima esecuzione italiana della Passione secondo Matteo e a Roma in realtà la seconda del 1923 è la messa in si minore, perché la prima c'è stata per appunto nella famosa società Bach, ma essendosi disperse le fonti non possiamo datarle esattamente, comunque direi che è gli anni 80 o primi anni 90 dell'Ottocento. Mentre per la Passione secondo Giovanni dobbiamo aspettare un sacco di tempo perché verrà eseguita per la prima volta in Italia addirittura nel 1948 alla Sacra Musicale Umbra. Ma fino a qua, fino ad ora abbiamo parlato di un Bach che certo veniva conosciuto, ma non a livello popolare, certamente. Per cui la questione è come è diventato Bach, è diventato un compositore accessibile a tutti, è amato da tutti. Per lungo tempo si è ritenuto, l'altra questione è anche che cosa l'Italia ha dato a Bach, nel senso se c'è stato un interesse per Bach in Italia. Per lungo tempo la risposta è stata tendenzialmente no. No, o quasi no, se non nel contesto prevalentemente didattico, nel senso che Bach, le composizioni di Bach sono entrate immediatamente nei programmi didattici nazionali sin dal 1899, quando abbiamo il primo regio decreto per appunto che stabilisce i programmi dei conservatori. E poi si è mantenuto in diverse riforme che sono state emanate poi nel 1918 e nuovamente nel 1930 e poi da lì ci si è fermati, nel senso che poi nel 1930 i programmi definiti nel 1930 rimangono in vigore, in parte ancora tutt'oggi stanno andando a esaurimento, comunque la successiva riforma del 1999
Quindi capite che effettivamente Bach è rimasto nei programmi didattici per diversi strumenti, violino, viola, violoncello, chitarra, fisarmonica, organo ovviamente, per, come alla base diciamo di questi insegnamenti per tutto un secolo. E l'editoria musicale, chiaramente sempre per questioni di marketing di cui sopra, ha dovuto fornire delle edizioni, per cui l'editoria effettivamente si è riconosciuto da sempre che didattica e automaticamente editoria musicale hanno riservato una certa attenzione a Bach, ma, e questo posso confermarlo, soltanto o quasi soltanto al repertorio prettamente didattico, cioè quello inserito effettivamente in questi programmi ministeriali. Detto questo, in realtà l'editoria musicale poi non è vero che si sia occupata soltanto di didattica, ma per esempio ci sono state anche trascrizioni, arrangiamenti, sono diverse le composizioni sul nome di Bach, per cui compositori che hanno guardato la musica di Bach, composizioni dedicate a Bach e una marea di riduzioni per amatori. Ciò significa che gli amatori hanno iniziato a suonare Bach, nel senso che significa che qualcuno Bach in casa, pur non professionalmente, lo eseguiva. Anzi, gli piaceva talmente tanto che non era capace di suonarlo in forma originale e quindi cercava ovviamente delle semplificazioni. Poi ci sono gli iscritti. La questione, nota dolente, effettivamente l'Accademia Italiana Bach l'ha sempre più o meno lasciato da parte. Non è un caso che i non molti bacchiani in Italia abbiano tutti studiato all'estero, noi due compresi, perché altrimenti non c'è effettivamente un certo disinteresse. Però detto questo non c'è un disinteresse assoluto, nel senso che poi se si va a guardare sono numerosi i contributi dedicati a Bach, seppur occasionali. Parlo dal punto di vista accademico, diciamo contributi, articoli specialistici, occasionalmente comunque delle relazioni, convegni scientifici, eccetera. E mentre è assolutamente preponderante la produzione divulgativa, questo inizia a lanciare un campanello d'allarme. Chi leggeva la produzione divulgativa, cioè il normale lettore, era interessato a Bach più dell'accademico. E come trade union tra questi due mondi ci sono state due importanti biografie. Non me ne voglia chi da qui in avanti, nessuno. Una è quella di Alberto Basso, From Musica. Alberto Basso sappiamo, spero che a Torino non abbia bisogno di grandi presentazioni, ma sappiamo che è uno dei più importanti musicologi italiani. Basta dire che è stato il direttore del Deum, che tutti conosciamo. E Fra Musica è stata la prima grossa biografia bacchiana dopo quella di Spitta del 1873. E poi, però Basso diciamo che comunque era un musicologo tu pure. Mentre l'altra, molto più discussa e molto più dibattuta, è il Bach di Buscaroli. Buscaroli, per quanto amasse definire se stesso musicologo non era, nel senso che non aveva una formazione musicologo, lavorava però come critico musicale. Poi una personalità molto difficile, banalmente, per togliere veli, è stato uno dei più importanti rappresentanti dell'estrema destra bolognese. Non era prettamente uno studioso, però era uno che comunque, basti dire che il Bach di Buscaroli è stato il primo e unico volume su Bach pubblicato da Oscar Mondadori in edizione economica, e che si è arrivato un paio d'anni fa alla 18ª edizione. 18ª. Non. Quindi è una roba che è stata importante per la cultura italiana. E soprattutto è stata importante perché, per appunto, dalle due biografie finalmente qualcuno ci ha capito qualcosa. E qualcuno che non fossero soltanto gli addetti ai lavori, ma anche, per esempio, i giornalisti, che fanno sempre spesso da tramite. Per cui nell'85 Bach, 85 anno, Bach arriva addirittura su Gente. Odio perfino la melodia, eccetera, è un testo, un titolo di un articolo di, altamente divulgativo, pubblicato a partire dal volume di Buscaroli. E poi, mentre Basso è stato comunque divulgato su Panorama, ci sono diverse testate giornalistiche che si sono interessate improvvisamente a Bach e che avevano come prima necessità definire un quadro di chi Bach fosse.
Oltre a questo, secondo punto sono i concerti. Concerti, Bach è stato eseguito in maniera abbastanza costante in Italia sin dal tardo 800, c'è stata poi un po' una discesa negli anni 60 e 70, ma poi ci si è ripresi, e dagli anni 80 in avanti è in eterna crescita. Ovviamente anche lì non tutte le istituzioni pubbliche concertistiche erano esattamente disponibili a tutto il tipo di pubblico, la maggior parte in teoria accettavano, erano aperti, però nel senso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, se non potevi pagarti un biglietto non entravi, o idem alla Scala. Però diciamo che ci si è specializzati abbastanza perché ci sono stati diversi, cioè ci sono state istituzioni di diverso livello e anche diverso sì, diciamo di diverso livello anche a livello di classe sociale di riferimento, che hanno guardato a Bach, e addirittura istituzioni più piccole, anche più modeste, come per esempio il concerto nazionale Pier Lombardo di Milano, oppure la Fondazione Italiana di Musica Antica e il Centro Italiano di Musica Antica a Roma, per esempio sono quelle istituzioni che in Italia hanno portato per la prima volta in maniera sostanziale esecuzioni su strumenti antichi, che nelle istituzioni tout court, diciamo Scala, Società del Quartetto, Milano, eccetera, invece venivano guardate abbastanza di traverso, soprattutto dai critici. L'altra cosa è ovviamente a istituzioni diverse corrispondono anche interpreti diversi, sia in termini di budget, ma sia davvero anche in termini di scelte artistiche. Quello che però ha sempre incuriosito i critici è che i concerti di Bach tendenzialmente ottenevano il tutto esaurito, cosa piuttosto rara in Italia, anche quei concerti ovviamente con biglietto. Mi piace ricordare, devo dire dalla prima volta che l'ho letta, mi è piaciuta subito una descrizione che Alfredo Casponi fa del pubblico che va a ascoltare delle elevazioni spirituali, così si chiamavano nei concerti, di Fernando Germani, in cui veniva eseguita l'opera Omni addirittura di Bach. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha organizzato dal 59 al 69, poi di nuovo 49-59, perdonatemi, poi di nuovo negli anni 70, le esecuzioni complete delle opere di Bach da parte di Fernando Germani. Gasponi, le interpretazioni queste si sono svolte prima alla chiesa di Sant'Ignazio a Roma e poi alla Basilica della Araceli. E Gasponi racconta, leggo, vede salire un'enorme rapida scalinata dell'Araceli, quella dell'immagine, una fiumana soprattutto di giovani desiderosi di ascoltare Bach, e scoprire poi entrando in basilica una folla molteplice comodamente seduta o alla meglio covacciata in ogni minimo pertugio della chiesa, letteralmente rapita dalle volute musicali dell'organo, dà un senso di immensa gioia e di fiducia nell'uomo e nella sua cultura. Devo ammettere, per un romanticismo che non mi pertiene, però dalla prima volta che ho letto questa critica me ne sono abbastanza innamorata, e quindi la trovate ovunque. A questo, l'Italia comunque è stata capace, alcune istituzioni concertistiche italiane sono state capaci di creare veramente eventi unici. Quella dell'esecuzione dell'opera Omnia non è, in Germania era assolutamente usuale, però in Italia no, e l'Accademia Santa Cecilia da questo punto di vista ha fatto scuola, nel senso che poi l'opera Omnia Bachiana da Roma si è spostata a Milano, e addirittura il più importante progetto discografico di fatto negli anni 70 dedicato a Bach in Italia è proprio dedicato all'opera Omnia per opera. Invece un altro evento che assolutamente va ricordato è quello delle settimane Bach, organizzate dalla Società del Quartetto e dal Festival Musica e Poesia di San Maurizio e gestito da Maria Maino, in cui per 10 anni si sono eseguite, nel corso di 10 anni, dal 1994 al 2004, si sono eseguite tutto il ciclo delle cantate sacre e profane di Bach in diverse chiese milanesi. È stato veramente un successo, è stato divulgato su tutte le radio, l'intero ciclo di cantate è stato programmato e
Oddio, trasmesso, scusatemi, non mi veniva la parola. Trasmesso su Radio 3 e in ogni caso ha avuto veramente un interesse da parte della stampa italiana e del pubblico italiano. Basti dire che l'intero festival è stato prevalentemente finanziato da aziende, aziende, banche o addirittura singoli privati. È un dato abbastanza inusuale in Italia, nel senso che fondi pubblici ce n'erano pochi. Ciò vuol dire che qualcuno ha creduto in questo progetto. Certo, dietro c'erano grossi nomi, Tom Goldman era assolutamente all'ordine del giorno, però ci sono stati veramente per 10 anni più di 200 concerti, non è poco. Accennavo prima invece al mercato discografico. Mercato discografico, nota dolente per certi aspetti, ma assolutamente l'aspetto più importante per capire come Bach è arrivato nelle case di tutti noi, perché poi non tutti vanno a sentire concerti, ma tanti avevano iniziato a comprare dei dischi. Nel 1950 e 2000 si commercializzano più o meno 3.000 nuovi dischi di Bach. Non ho considerato le musicassette, premetto, però ovviamente con dischi intendiamo i 45 giri, i 33 giri, i 78, 78, 45, 33 e i CD. Quindi arrivano più o meno 3.000 dischi, di questi soltanto 150 più o meno sono stati prodotti da musicisti italiani per case discografiche italiane. Inoltre altre una settantina scarsa sono stati prodotti da musicisti italiani che però registravano per etichette straniere. Morale, più di 2.800 dischi di Bach che arrivano in Italia e che sono correntemente commercializzati in Italia, con l'Italia non hanno niente a che fare, nel senso che sono importati. Che cosa si importa? Si importa sicuramente un repertorio, addirittura sempre per parlare dell'organo, una ottima percentuale di dischi concerne per appunto il repertorio organistico, perché alcune etichette importanti tedesche, penso ad Archiv, penso a Telde, si sono impegnate nella registrazione delle opere omnie. In Italia non c'era così tanto interesse per la musica organistica, però detto questo vengono commercializzate. Dall'altra parte si importa un gusto, per cui si importa da una parte il gusto alla Karajan, possiamo dire, non italiano, quindi del Bach romanticamente sinfonico, il Bach autentico, o rigidamente autentico, come avrebbero detto gli italiani, alla Richter, o il Bach storicamente informato, su strumenti antichi, quindi dalle primissime registrazioni di Leonard, di Bilsma, poi tutta la grande ondata di legata alla presa esecutiva storicamente informata. Tutte queste cose in Italia arrivano prevalentemente tramite i dischi e sono le istituzioni concertistiche che man mano si adeguano a quello che viene commercializzato, importato, che vende di più e quindi che si porta anche sul palcoscenico. Ma tendenzialmente gli italiani conoscono queste interpretazioni tramite una registrazione e poi, se sono fortunati, dopo un anno o dopo 10 o dopo 20 trovano quello stesso interprete su un palcoscenico. Per appunto, però ciò detto, ovviamente il disco è il più importante medium, nel senso che poi si diffonde ovunque, è disponibile ovunque, sia nella grande città sia nel piccolo paese. Cioè si può scambiare, si può farlo ascoltare all'amico, tutte cose che con un concerto è molto più complesso. L'altra questione però è che per me è stato interessante, è stato va bene, tutto questo viene importato, ma gli italiani, quel 200 abbondanti dischi eseguiti da italiani, esattamente Bach, come lo facevano? Una analisi pedissequa di tutte le interpretazioni è piuttosto ardita, anche perché la maggior parte non sono disponibili. In generale lavorare sul mercato discografico e sulle registrazioni è piuttosto complesso, come minimo, perché bisogna fare tanti ascolti, ci sono questioni su che tipo di analisi applicare, eccetera.
Per cui io, a parte, sì, ovviamente, essermi fatto un po' l'orecchio in 3 anni, se ascolti solo quello, poi un pochino ci entri dentro, ma poi devo dire che io l'ho letto molto che cosa gli italiani dell'epoca, critici prevalentemente, pensavano di tali interpretazioni. La più bizzarra, partiamo dal più bizzarro, è una delle più bizzarre, è di, scusatemi, non c'ho la slide, è di Vigolo, che scriveva a proposito di una passione secondo Matteo eseguita a Roma nel 61. Leggo. C'è chi dice che una passione di Bach in italiano, per quanto data bene, è sempre un poco come una traviata in tedesco, di quelle che si sentono nei teatri di Monaco o di Stoccarda. Può anche essere vero, con questa sola differenza, che qui le voci, anche se poco bacchiane, sono di solito molto belle, e il bravo coro romano, diretto dal maestro Nucci, è uno splendido coro, sia pure con fiammanti scudi verdiani. Ammettiamo che un pochino di Verdi ce lo metta anche il Previtali, il direttore. Ma con tutto ciò, questo Bach alla Verdi resta forse la sua migliore forma di acclimatazione e di divulgazione in Italia. Quindi, questo ovviamente non è opinione assoluta, però c'è stata una ampia sezione di pubblico italiano e di critici italiani a cui Bach alla tedesca non piaceva. Per cui Bach era, e in generale quello che più è rimasto di Bach, a prescindere diciamo che traspare nelle interpretazioni italiane di Bach, è una tendenza a una ulteriore drammatizzazione, a un uso della vocalità, di una vocalità non operistica, man mano sempre meno operistica, ma comunque della bella melodia, l'esaltazione della bella melodia, all'esaltazione di scatti a livello dinamico, e in generale sì, ha una interpretazione appassionata o latina o cattolica, che voi vogliate dire. E, detto ciò, ovviamente poi questo non era verbo comune, per cui c'è assolutamente chi invece riteneva che ciò che arriva da Germania o dall'Europa settentrionale è il verbo, è il meglio, e quindi tutto questo faceva schifo. C'era un grosso bel dibattito, nel senso che è divertente leggere le critiche. E, ultimo dato che accennavo sono i media. I media sono definitivamente l'ingresso di Bach in casa propria. Per fare pochissimi esempi, e tutti noti, la televisione, Renzo Arbore con il suo Zibaldone Arbore, invitava correntemente musicisti, tra cui per esempio Severino Gazzelloni, che è un flautista, il primo flauto dell'orchestra della RAI di Roma, che grazie al quale si sono diffuse popolarmente, diciamo, le sonate per flauto e cembalo lì eseguite col pianoforte o con degli strani cembali, come abbiamo sentito oggi. No, quello di oggi non vero, c'è, cioè, nel senso, una delle la serata che abbiamo sentito oggi in televisione, o anche Fernando Germani andava regolarmente in televisione, o banalmente tutti noi conosciamo l'aria sulla quarta corda, colonna sonora, sigla d'apertura di Quark e di Super Quark con Alberto Angela sin dagli anni 80. Ma poi Bach arriva alla radio, Alberto Basso per appunto ha fatto 2 grossi cicli, per esempio dedicati a Bach, uno tra il 56 e 57, primo 58 sui corali, e poi un altro grossissimo sulle cantate tra l'84 e l'85 per il terzo programma. Bach arriva al cinema, o meglio, i registi italiani guardano a Bach per 2 esempi d'eccellenza, il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e l'Albero degli zoccoli di Olmi. E Bach arriva in teatro. Questa è una delle caratteristiche italiane, nel senso che per appunto come tendenza al fondere una tradizione distante come quella tedesca e luterana con una tradizione invece legata al mondo cattolico e all'opera, Bach arriva o in teatro o nelle chiese cattoliche, comunque in forma scenica. Se in Germania lo si faceva in forma di balletto, qua diventa veramente un'opera. Nell'85 addirittura Pierluigi Pizzi smonta l'immagine in bianco e nero, smonta la platea del Teatro La Fenice
ci creda dentro una chiesa. E la Passione secondo Giovanni, durante lo svolgimento, diciamo, la Passione secondo Giovanni, viene contemporaneamente messa in scena la liturgia del Venerdì Santo. È un dato abbastanza interessante. E questa cosa avviene, diciamo, nell'85, basti pensare che nell'85, anno europeo della musica, il contributo italiano per Bach prevalentemente è stato dettato proprio da queste messe in scena in cui si sono impegnate sia il Teatro La Fenice, ma anche per esempio La Scala, l'altra immagine, o per esempio il Teatro di Palermo, lo stesso ha fatto una coreografia. Quindi nel complesso si è di fronte a un vero e proprio processo di democratizzazione di Bach. Bach diventa per tutti. Per quanto Bach non fosse esattamente il miglior candidato in tutto ciò, Bach addirittura diventa il compositore preferito dal pubblico italiano nel primo o secondo posto quando se lo giocava con Mozart, non con Verdi. Pure, ripeto, Bach non era esattamente il miglior candidato, Bach era tedesco e sappiamo che gli italiani con i tedeschi hanno sempre un po' di questioni culturali aperte, il mito, c'è un bel libro adesso, confesso, non ricordo di chi, sul mito del bravo italiano e del cattivo tedesco, dal 45 ancora non ci siamo ancora arresi, Bach era luterano. E il processo di ecumenizzazione della Chiesa Cattolica è datato non prima del Concilio Vaticano II. Bach, basti pensare che ovviamente non poteva essere eseguito in Chiesa prima. E Bach è anche un compositore di musica classica, cioè non esattamente il miglior genere, chiamiamola musica classica, cioè non esattamente le hit del momento. Eppure, da qui il titolo, Nicoletta Skuben scriveva sulla Repubblica nel 2000, tutti pazzi per Bach, una vera epifania musicale. Bach, il mito per Bach, di Bach è cambiato in corso d'opera, Bach era il genio, cioè il genio incompreso, quello che era stato dimenticato, disprezzato dai suoi contemporanei e soprattutto dai posteri. Poi con Spitta Bach è diventato il quinto evangelista, cioè il migliore... l'unico che era in grado di porre in musica con sufficiente elevatezza il verbo di Lutero. Bach era l'artigiano matematico, colui che era capace di costruire le migliori costruzioni, scusate la ripetizione, di realizzare le migliori costruzioni contrappuntistiche con stratagemmi al limite del razionale, si pensi all'arte della fuga. Ma Bach poi è diventato anche il compositore zen, praticamente colui che riponeva ordine in una società dove ordine ce n'era sempre meno. E nel 97 un altro critico romano, Marco Spada, commentando una messa in si minore di Pinnock all'Accademia Filarmonica Romana, scriveva che molto poco ascetico Teatro Olimpico a Roma, rapiti dall'estasi di una musica severa e imponente, ovvero la messa in si minore per appunto, c'erano giovani coppie che non frequentavano i concerti del giovedì, una stagione della filarmonica, genitori trascinati dai figli, studenti conspartiti, signore fresche di parrucchiera, musicologi di raffinata cultura e capi servizi di giornali a passare pezzi musicali sul Festival di Sanremo. Quelli che siano le motivazioni, si avverte in questo correre a Bach, ciò che spesso viene definito come bisogno di spiritualità, un immergersi in qualcosa che è immanente, che va al di là delle mode e riporta ciascuno, per vie insondabili, verso radici culturali ed emotive da ritrovare. Questo è poi diventa abbastanza un motivo ostinato in tutte le indagini italiane nel tardo Novecento sul perché Bach piaccia così tanto, perché obiettivamente non è immediata come risposta. Morale della favola: Bach è un paese bacchiano?
se a chiederle un tedesco la risposta è ovviamente no, nel senso che Bach non può certamente essere annoverata tra i grandi paesi bacchiani, quali la Germania, in parte l'Inghilterra, in generale l'Europa settentrionale, che per ragioni anche culturali a Bach è stata immediatamente più vicina. Detto questo, dire che Bach in Italia non è conosciuto, non c'è stato un contributo italiano a Bach e quindi non tutto si è limitato a studiare clavicembalo ben temperato e a mettere suoni striduli con le partite sonate per violino, anche questo è falso. Certo è che Bach, l'amore per Bach, ripeto, in Italia è partito sì da input derivanti dalla cosiddetta industria culturale, dall'accademia, dalla scuola, eccetera, ma poi è venuto straordinariamente dal basso, non dal basso basso, ma da un pubblico medio, di cultura media, medio borghese tendenzialmente, o poi man mano da giovani studenti che nel periodo del post 68, diciamo, hanno incluso Bach in tutto quel grosso movimento della musica antica come anti-accademica. Diciamo che questo paese bacchiano, che comunque rimane bacchiano, non bacchiano con la B maiuscola forse, ma che sicuramente è in parte bacchiano, continua tutt'oggi, nel senso che se si va a guardare quali sono il numero di pubblicazioni, di concerti, di dischi, continuano, anzi a partire dal 2000 sempre maggiore, dagli anni 90 con maggiore incremento, è impressionante. Noi stessi oggi siamo qui grazie a un festival torinese dedicato a Back to Bach, quindi completamente dedicato a Bach, non è un dato minimo. Quello che però probabilmente ha consentito di creare questo falso mito del Bach in Italia non esiste è stato il fatto che tutte le iniziative, per quanto numerose, per quanto anche spesso di altissimo valore e di altissimo interesse, si sono parcellizzate e non hanno mai trovato un centro catalizzatore, nel senso che poi una città non comunicava con l'altra e soprattutto tutto quello che veniva fatto fuori dai grandi centri spariva. E anche sì, automaticamente, ripeto, fare una ricerca su Bach significa veramente aprire panorami, che non è così usuale per un musicologo, confesso. O andare a guardare tutte, che poi tutto è impossibile, però una serie di riviste, dai Cecidiani, nel senso dall'Osservatore Romano, eccetera. O andare a guardare nei cataloghi di editori assolutamente non accademici, anche confesso a me prima sconosciuti. È per questo che con Chiara Bertoglio, quest'estate, siccome avevamo poco da fare, abbiamo pensato di creare un portale dedicato a Bach, non Bach.it che per appunto è per i fiori, ma è jsbach.it, Johann Sebastian Bach, jsbach.it, dove abbiamo iniziato a creare, diciamo, un contenitore dove ovviamente aperto a studiosi, ma anche ad amatori, ma a studenti, a organizzatori e promotori culturali, a chiunque voglia capire qualcosa di cosa è stato Bach in Italia, e anche veramente avere una prima base da cui partire, e per cui si riportano brevi profili bibliografici sui più importanti studiosi e alcuni riferimenti ai concerti più significativi della stagione, dell'attuale stagione, dischi, discografia, sin dal, Chiara correggimi, 50. Dal 50 esatto, al 2000, la lista di pubblicazioni, questa mea culpa invece è soltanto dal 2000, ma anche lì fatemi prima pubblicare la monografia, diversi riferimenti ad eventi in corso, eccetera, e che per appunto ha l'interesse sia a essere uno strumento, diciamo, ma anche a organizzare eventi, a studiare Bach, a pubblicizzare eventi, a divulgare e a coordinare, perché per l'appunto l'idea è che sì, tutto quello che è digitale è giustissimo, ma per creare e per ricreare una comunità che in parte esiste, ma che semplicemente non si è mai guardata in faccia, a un certo punto bisogna guardarsi in faccia,
E per cui anche qui piccola nota pubblicitaria bis. Da una parte stiamo creando diversi incontri divulgativi, il più importante poi sarà questo, per appunto questo viaggio a Lipsia a giugno in occasione del Bachfest, ma non soltanto, diciamo che ci sono, adesso, ieri discutevamo di una possibile lezione concerto in università a Torino, è in corso una programmazione su disaster, quindi un'altra lezione del genere, diciamo un seminario del genere a Sassari, ci sono diverse iniziative che man mano stanno nascendo, poi in due bisogna man mano inserire nuovi elementi, diciamo, in questo gruppo che non è assolutamente di due, però due devono iniziare. E dall'altra parte invece, per attirare un po' la comunità accademico-scientifica e ricordargli che in realtà qualcosa di Bach sanno anche loro, che non dicano baggianate, stiamo organizzando un convegno abbastanza, che dovrebbe essere abbastanza importante qua in Conservatorio a Torino per il prossimo novembre, con un comitato scientifico prevalentemente di studiosi internazionali, ma che è per appunto dedicato a Bach e l'Italia in senso bidirezionale, sia Bach che guarda l'Italia, che è un altro tema abbastanza cocente, e l'Italia che guarda a Bach. Ovviamente siete invitati a tutto ciò e vi terremo man mano aggiornati. E vi ringrazio.